essendo questo territorio un territorio contadino, furono richiamati tutti i giovani, furono mandati un po' allo sbaraglio, senza una preparazione, senza... E solo il valore di questa gente e la voglia di realizzare ha potuto portare avanti una guerra che poteva essere persa in partenza. Sono tante le storie che si sono incontrate nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia d'Arezzo, dove è stata celebrata la Giornata Nazionale del Decorato. Storie di aretini e toscani che hanno preso parte alla Grande Guerra e dei quali oggi si ricorda il valore ed il sacrificio. Noi vogliamo ricordare coloro che nei tempi passati e anche nei giorni d'oggi hanno sacrificato la loro vita o parte della loro vita per permetterci oggi di vivere in libertà e in democrazia. E le storie e i volti dei decorati toscani e aretini adesso si trovano anche all'interno del libro Eroi nella Grande Guerra. Abbiamo voluto dare spazio nel primo capitolo alle 23 biografie dei decorati d'oro della Toscana. Il secondo capitolo invece è dedicato ai 131 caduti decorati della provincia di Arezzo, mentre l'ultima parte viene dedicata ai ragazzi del 99. Abbiamo voluto dare spazio anche a questi giovanissimi che persero la vita in questo primo conflitto veramente sanguinoso e devastante. Ma i protagonisti della giornata sono stati anche i più giovani, gli studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo. Noi sappiamo queste cose, le abbiamo studiate, ai giovani bisogna raccontare queste cose, perché loro sono il nostro futuro. Fratelli d'Italia.